Ciao amici di Addicted to Fly, benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò una recensione sull'ultimo nato della The Blaze, il Torres. Ora andiamo a vedere cosa contiene il pacco. Nella scatola arriva lo smartwatch. Cosa c'è qui? Un manuale di istruzioni in inglese e in cinese. Un cacciavite e due viti di ricambio. E il caricabatterie con attacco USB, quindi dovremo andare a prendere un adattatore per la corrente oppure caricheremo la batteria dal computer. Allora, già al tatto abbiamo il materiale del cinturino. È bellissimo perché dovrebbe essere un materiale di silica gel, sì, è silica gel antiallergico. Qui abbiamo una pellicola di protezione. Adesso andiamo a vedere le funzioni del telefono e lo accendiamo. Vediamo adesso questo smartwatch. Allora, come vi dicevo prima, abbiamo il cinturino in materiale siliconico antiallergico, la cassa è in metallo, qui abbiamo l'altoparlante, il microfono, abbiamo tre tasti, a differenza degli altri che ne ha soltanto uno. Qui abbiamo il tasto accensione e spegnimento, il tasto back per ritorno indietro del menu e il tasto per le chiamate. Sotto invece abbiamo il sensore per quanto riguarda il battito cardiaco, abbiamo questi connettori che servono per la ricarica, questo il cavetto si andrà ad attaccare magneticamente qui, quindi la posizione sarà obbligata perché se proviamo a metterlo in altro modo non si attacca, mentre in questo caso si attaccherà benissimo. E poi abbiamo lo sportellino per l'inserimento della SIM card. Qui. Ora, io l'ho già acceso, l'ho configurato perché essendo uno smartwatch che ha il sistema Android 5.1, quindi ho fatto la configurazione col mio account di Google. Ah, dimenticavo di dirvi. L'innovazione che la Z Blaze fa col Torres, anche per poi vedremo le altre caratteristiche superiori di questo orologio, è quello che ha inserito la fotocamera nel frontale, pertanto verrà più comodo effettuare le videochiamate a differenza di quelli che ce l'hanno lateralmente qui. Perché innanzitutto bisognava togliere l'orologio, inquadrarsi in questo modo, però non si riusciva a vedere poi il viso della persona con la quale si effettuava la videochiamata, mentre in questo caso abbiamo una fotocamera frontale da 8 megapixel, quindi Full HD, che ci permette di effettuare anche la videochiamata e vedere anche con chi parliamo. Vi elencherò alcune caratteristiche tecniche di questo prodotto, intanto lo accendiamo. Allora, andiamo a dare un po' di numeri, quindi vi dirò un po' di caratteristiche tecniche. Il processore è un quad core a 1 giga e 3. Ha il sistema GPS, quindi ha il GPS integrato, quindi non soltanto si potrà utilizzare Google Map con la rete e la connessione dati, ma anche con il vero e proprio GPS.
Il display è un display Super AMOLED, quindi con il vetro Gorilla, da 1,39 pollici, 400x400 pixel. Abbiamo il sistema di funzionamento 3G e 2G, quindi non è 4G. La fotocamera, come vi dicevo, è una 5 megapixel. Poi abbiamo una RAM di 1 giga, quindi abbastanza veloce, e una memoria interna di 16 giga. Ora, una piccola pecca di questo smartwatch è quella che, a differenza dell'EMFO che ho già recensito, potete andare a vedere qui sopra la recensione, questo orologio non, a questo orologio non possiamo espandere la memoria, cioè non esiste l'inserimento della micro SD per l'espansione di memoria, quindi ci dovremo accontentare di questi 16 giga all'interno, che sono comunque tanti per uno smartwatch, oppure utilizzare l'applicazione di Google, Google Drive, per ampliare la memoria del dispositivo. Inoltre abbiamo un sacco di altre funzioni. Diamo un altro po' di caratteristiche tecniche dell'orologio. La batteria è importantissima, perché Zeblaze su questo orologio ha aumentato la capacità della batteria, a differenza degli altri, di 250 mAh, l'ha portato a 350 mAh. Io ho testato i vari funzionamenti della batteria. L'ho prima testata in modalità stand by, quindi senza, cioè solo esclusivamente l'utilizzo dell'orologio, delle applicazioni interne all'orologio, e ha avuto una durata di circa 36-48 ore. Successivamente l'ho testato con la connessenza, la SIM card all'interno, quindi avendo l'orologio collegato allo smartphone, quindi un semplice collegamento per utilizzare l'orologio come applicazione, e ha avuto anche una durata abbastanza lunga, di quello all'incirca di 20 ore, 22 ore, mentre siccome io utilizzo questo orologio con una mia SIM, quindi con un numero alternativo, con la propria connessione dati della SIM, la durata è stata di circa 16 ore, 18 ore, che non è poco, anzi è abbastanza lunga come durata, considerando che io lo utilizzo come un vero e proprio smartphone. I tempi di ricarica, prendendo un adattatore con una ricarica di circa 1 ampere e mezzo, il telefono verrà ricaricato al 100% in circa un'ora e mezza. Quindi ora andremo a vedere e a scoprire il menu dell'orologio interno. Partiamo dal watch face. I watch face sono già tanti in dotazione al telefono, teniamo premuto qui, quindi troveremo tutti questi watch face già disponibili sul telefono. Io utilizzo questo perché abbiamo già tutti i dati all'interno, dati importanti, quindi la batteria, l'ultima scansione dei battiti cardiaci, il contapassi, quindi dei passi giornalieri, e poi date, ora, giorno e tutto quello che mi serve, quindi lascerò questo. Ma se questi all'interno non dovessero piacere, dal simbolo più possiamo andare a scaricare altri watch face, come vedete, che sono disponibili all'interno dello store dell'orologio. Torniamo indietro col tasto back, torniamo ancora indietro. Adesso diciamo che il menu rapido lo suddividiamo in quattro parti. Scorrendo verso il basso abbiamo i dati relativi alla rete, alla SIM, quindi alla connessione Bluetooth, e la modalità aereo. Scorrendo verso sinistra abbiamo tutti questi simboli, quindi il GPS, se è attivo o non attivo, o lo dobbiamo attivare, l'attivazione di Bluetooth, la luminosità, solo la vibrazione e tutte le altre funzioni. Scorrendo ancora abbiamo le condizioni meteorologiche, che si aggiornano automaticamente in funzione della rete. Ora torniamo indietro, salendo verso il basso troviamo tutti quei dati che riguardano l'applicazione salute.
scorrendo verso sinistra troveremo i passi giornalieri che abbiamo fatto, i chilometri che abbiamo fatto fino ad ora e le calorie consumate. Quindi torniamo indietro. A destra troveremo il menu delle notifiche, in questo caso sarei vuoto perché le notifiche le ho cancellate. Verso destra troviamo il menu. Come vedete, un menu che, a differenza dell'Enfo che aveva delle icone inanimate, questo ha delle icone più animate, quindi è ben fatto. Lo schermo permette una scorrevolezza eccellente per le caratteristiche che ha l'orologio. Vi ricordo che il dispositivo è un Android 5.5, quindi potrete andare a scaricare tutte le app come un vero e proprio smartphone. E naturalmente io ho scaricato WhatsApp, ho scaricato YouTube e poi altre applicazioni tipo quelle delle mail che mi servono per lavoro. Ora andiamo a scoprire un attimo il menu. Nei contatti, avendo impostato i dati di Google al primo avvio dell'orologio, noi troveremo tutti i contatti, quelli registrati su Google, quindi non avremo problemi a effettuare, come vedete, schiacciando call, trovando il contatto predefinito, a effettuare la chiamata. Poi abbiamo il telefono, quindi si apre una vera e propria tastiera. Schiacciando sul verde, qualora ci fossero state delle chiamate effettuate, troveremo il registro chiamate, in questo caso non c'è. Poi abbiamo il menu messaggi, quindi possiamo andare a scrivere i messaggi digitando il testo con la tastiera che si apre in automatico. Torniamo indietro. Il menu impostazioni lo vedremo dopo. Qui abbiamo il browser di navigazione su internet, un calendario, l'orologio. Questo, come tutti gli altri smartwatch, questo non è l'orologio, ma in realtà si tratta di una sveglia, quindi basta impostare i parametri della sveglia e funzionerà all'orario stabilito. Poi abbiamo la fotocamera. Come vedete, questa fotocamera, essendo da 5 megapixel, quindi in HD, ha un buon funzionamento e quindi potremo andare a scattare sia le foto che i video. Poi abbiamo la galleria dove andremo a verificare le foto e i video scattati. Musica: si apre materialmente un'applicazione qualora avessimo dei brani musicali in memoria al telefono. Poi abbiamo il registratore di suoni. Abbiamo poi il file manager per controllare tutti i file nelle cartelle. Abbiamo il menu salute, quindi qui abbiamo il contapassi e qui la frequenza cardiaca. Quindi, come vedrete, basterà avviare questo, appoggiare l'orologio sul polso. Attendere un attimo il check. Ecco, e adesso compaiono i battiti al momento. Naturalmente lui effettua la registrazione poi degli ultimi controlli effettuati con questo sistema. Naturalmente sotto il sensore qui si illuminerà di verde e quindi andrà a calcolare andrà a calcolare quelli che sono i battiti cardiaci al minuto. Torniamo indietro. Questo, come abbiamo detto, il contapassi, quindi le calorie bruciate e il registro fatto delle ultime giornate, che potremo poi andare comunque a cancellare e a resettare in qualsiasi momento. Questo è naturalmente il forecast, il tempo. Abbiamo la ricerca vocale, quindi attivando questa funzione di ascolto, basta, adesso sta scrivendo quello che sente, come vedete è sensibilissimo, e quindi basta parlare e lui effettuerà il comando desiderato. Torniamo all'interno del menu.
Abbiamo il classico Play Store, perché come vi ho detto questo telefono è un vero e proprio smartphone di ultima generazione, quindi potremmo andare a scaricare qualsiasi applicazione, gioco supportato dal telefono naturalmente, ma supporterà tutti i tipi di applicazione per Android, perché questo il suo sistema operativo è Android 5.1. Abbiamo Google Map, quindi attivando Google apriamo la cartina. Quindi basterà inserire una destinazione per poter poi calcolare il percorso di quella destinazione, come quello, diciamo, presente sugli smartphone. Il Connect Phone, questo praticamente servirà, è un Q-code che servirà materialmente a scaricare l'applicazione sullo smartphone per poter poi configurare questo orologio con il proprio telefono. Quindi materialmente si può utilizzare sia con la SIM che collegandolo al proprio telefono. Io poi ho scaricato questa applicazione di YouTube e Gmail per vedere sia i video che le mie mail. Poi abbiamo questa funzione Sport Target che è molto importante, cioè questa, quindi da questa funzione noi imposteremo tutti quei parametri che saranno la soglia minima del raggiungimento per quanto riguarda il contapassi. Quindi dalla prima schermata imposteremo i passi che noi vogliamo fare, che ci prefisseremo di fare durante la giornata, i chilometri, le calorie da consumare e le varie impostazioni. Questa funzione Remote Capture è una funzione che permette di pilotare la fotocamera dello smartphone dall'orologio, quindi noi attiveremo da qui la fotocamera dello smartphone e potremmo scattare le foto direttamente dall'orologio. Poi abbiamo il controllo musicale sempre in remote della musica presente sul proprio telefono, il device, quindi la ricerca del dispositivo. Nel senso che quando questo telefono è collegato al proprio cellulare abbiamo la possibilità di premere su start e quindi faremo emettere un beep al cellulare per far sì di capire dove si trovi qualora l'avessimo smarrito e viceversa, lo si può fare anche dal proprio cellulare per cercare l'orologio. Questo è il controllo della piattaforma. Perché questo smartwatch funziona sia con i sistemi Android che con i sistemi iOS, quindi potrà essere benissimo collegato agli iPhone. Questa funzione abbiamo naturalmente i dati delle calorie consumate e della strada fatta, dei passi fatti durante la giornata. Poi abbiamo WhatsApp che è un'applicazione che ho scaricato io e Yahoo Mail. Niente che dire, io l'ho trovato, come vi dicevo prima, ho recensito sia uno smartwatch, questi sono smartwatch diciamo di fascia alta, quindi ho effettuato la recensione dell'Enfo Less 1 che mi ha abbastanza soddisfatto. L'unica pecca di Lenfo è quella di avere la fotocamera sulla destra, quindi ero materialmente impossibilitato a effettuare le videochiamate o videoriprese. Veniva un po' scomoda. Poi, naturalmente, il ritorno indietro al menu doveva essere fatto solo e esclusivamente scrollando indietro il menu e tornando indietro. Qui invece abbiamo una bella comodità che è quella di avere il tasto back per tornare indietro, quindi un altro accorgimento in più. Rispetto sempre agli altri smartwatch presenti in commercio di fascia alta, la fotocamera che di linea di massima si aggira intorno ai 2 megapixel, questa abbiamo una fotocamera di 5 megapixel, la batteria che ha un'eccellente durata e la qualità di costruzione dei materiali. Questo orologio, diciamo sì, è un orologio un po' più sportivo, un po' più spesso. Però fatto veramente bene. Lo consiglio a tutti quelli che vorrebbero utilizzare uno smartwatch avendo un numero alternativo,
nel senso che conviene utilizzare questo tipo di orologio con una propria SIM, perché sarebbe un po' sprecato utilizzarlo come semplice orologio di notifica di messaggi che arrivano sullo smartphone. Diciamo che questo, essendo uno smartphone di fascia alta, è bene utilizzarlo come un vero e proprio smartwatch e non come un orologio di notifiche. Ha tantissime funzioni, ripeto, tante applicazioni si possono scaricare, quindi se avete domande, come sempre, lasciate un commento, io cercherò di rispondervi, di solito rispondo in brevissimo tempo. Ricordatevi di iscrivervi al canale, quindi facciamolo crescere questo canale. Condividete questo video se vi è piaciuto, lasciate un like e ci vediamo alle prossime. Ciao da Alessandro.